Per utilizzare l'application store di Samsung, bisogna fare un aggiornamento nel cliente mobile. Il modo è semplice. Entrando nel menu applicazione, si trova l'icona download. Toccandola, puoi fare l'aggiornamento. Ora lo aggiorno. Bene, l'aggiornamento del cliente mobile è completato. Adesso proviamo ad accedere all'Application Store. Quando tocco l'icona di applicazione di Samsung, mi chiede la modalità di collegamento che voglio utilizzare. Siccome per il momento ho un collegamento Wi-Fi, provo con 3G. Questo è l'accesso all'Application Store di Samsung. Nel menu si trova l'icona Nuovi, delle applicazioni più recenti e l'icona Top, delle applicazioni più scaricate. Sfogliando l'icona Top si trovano le icone che distinguono tra le applicazioni a pagamento e quelle gratuite. E alla fine ci sono le applicazioni classificate secondo le categorie. Così posso trovare facilmente l'applicazione che preferisco. Ogni applicazione è visualizzata da una semplice icona con il nome dell'applicazione e i voti degli utenti espressi con le stelle. Inoltre, il prezzo a lato. Sfogliando un'applicazione, si trovano una breve descrizione e l'immagine catturata dallo schermo e successivamente le informazioni dettagliate su quell'applicazione. Attraverso i dati standard dell'applicazione, come la data di produzione, la dimensione del file, la versione, la data di registrazione, si possono facilmente ottenere le informazioni desiderate. Toccando l'icona opzioni, si possono vedere i commenti degli utenti sull'applicazione. Così posso verificare in anticipo la valutazione degli utenti. Se si tocca Acquista, si trova la procedura per l'acquisto, oppure il contenuto per scaricare. Vediamo ora la funzione di ricerca. Cercando la parola chiave, si possono trovare le applicazioni registrate. Provo ora a scaricare un'applicazione. Si può scaricare un'applicazione toccando Acquista oppure Prendi. L'applicazione scaricata viene installata automaticamente, così. Adesso vediamo se funziona bene l'applicazione che ho scaricato. Le applicazioni scaricate si possono trovare in applicazioni del menu. Anche l'applicazione Chess2 che ti ho appena fatto vedere è installata qui.
Proviamo quest'altro gioco che ho scaricato. Ok, il software scaricato funziona bene. Zero's Quest è un gioco tipicamente d'avventura. Mi fa ricordare un po' Monkey Island o Indiana Jones di LucasArts. La storia del gioco è semplice. Il giocatore è Zeus e deve salvare la Terra. Si può divertire visitando le isole Egee come Santorini, Delos, Mykonos, Milos, Karpathos e Creta, risolvendo diversi rebus e anche tanti minigiochi. Mi spiace non potervi far vedere come si giocano.